Tutti i bambini, almeno una volta, hanno sognato di diventare vigili del fuoco e tutti i bambini a Montalto Fugo hanno avuto la possibilità di diventare vigili del fuoco anche solo per un giorno. Si chiama Pompieropoli ed è un'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che permette ai più piccoli di capire quello che è il ruolo dei pompieri, ma anche di acquisire nozioni utili in caso di emergenza. E sono stati centinaia i bambini che hanno preso parte all'iniziativa svolta a Montalto Fugo, centro dell'area urbana di Cosenza. Con i bambini c'è sempre quel pizzico in più. Questa mattina facciamo proprio questa manifestazione in realtà per loro, nasce dalla chiara volontà dell'amministrazione di sensibilizzare più che altro tutta questa parte importante della prevenzione, del volontariato, dello spirito di gruppo e principalmente anche far vedere tramite il gioco proprio ai bambini, far superare le paure che ci sono giornalmente durante il loro quotidiano e quindi proprio tramite il gioco. Da indagine fatta, se noi riusciamo a far capire la cultura della sicurezza ai bambini già dall'infanzia, perché il progetto parte proprio dai bambini della scuola dell'infanzia, e se in quell'età riusciamo a fargli capire che cos'è il pericolo, che cos'è la cultura, che cos'è la sicurezza, è un vantaggio per tutta la comunità, per tutti quanti noi. Ha fatto bene l'amministrazione comunale di Montalto, in particolare il consigliere delegato Silvio Reniera, a organizzare questa bella manifestazione con i bambini. Molte volte ai bambini si dice in classe quali sono le operazioni da fare in caso di pericolo, ma farli vivere una giornata qui, portarli dal vivo e quindi farli vestire, è uno spettacolo bellissimo vedere tanti bambini che fanno tanti ostacoli. Noi per la verità con la Protezione Civile abbiamo approntato un piano per la strutturazione, migliore strutturazione del servizio che era un po' carente. Ho nominato un consigliere delegato appositamente, stiamo creando un gruppo di protezione civile ed era giusto coinvolgere i bambini delle scuole perché credo che l'educazione debba essere praticata soprattutto partendo dai più piccoli.